Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e li condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono, ed ecco quindi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la parola sapienza di Salomone, ed ecco qui vi è uno più grande di Salomone. Parola del Signore. Impressiona un poco il giudizio che Gesù dà dei suoi contemporanei, della generazione che lo ha visto, lo ha ascoltato, potuto ammirare molti dei miracoli che lui ha fatto. Un giudizio molto pesante. Dice che nell'ultimo giorno perfino quelli di Ninive si alzeranno a condannarla, e così anche la regina di Saba. È un giudizio, una condanna simile a quella di Gesù ha pronunciato pochi giorni fa, l'abbiamo sentito, contro le città del lago Cafarno, Corossin, Betsaida, dove Gesù si era più intrattenuto e aveva fatto più prodigi. Uno dei segni di questa malvagità di queste persone è l'incredulità affamata di miracoli, di segni prodigiosi. In verità loro ne avevano visti diversi, ne vogliono un altro. Gesù non lo dà perché capisce che non crederanno lo stesso e che così aggraveranno la loro responsabilità. Tuttavia Gesù non li abbandona e dice che, anche se certamente sono malvagi, adulteri, increduli, sarà loro dato il più grande dei segni, che Gesù chiama il segno di Giona profeta, del profeta Giona. Era un profeta conosciuto al tempo di Gesù dai suoi ascoltatori, con la storia un po' così impressionante di questo profeta che prima non obbedisce a Dio, che ha paura, poi obbedisce e poi finisce nel ventre di questo grande pesce, e dopo 3 giorni, il terzo giorno, è ributtato sulla spiaggia e sopravvive. Gesù vede in questa storia un simbolo di quello che succederà a lui tra poco, che sarà sprofondato nella morte, ma il terzo giorno risorgerà. Cosa significa per noi questo? Che dobbiamo relativizzare i molti segni concreti dell'amore di Dio per noi, che ci possono essere ma non sono indispensabili,
e dobbiamo invece assolutizzare, dare grande importanza, suprema importanza al segno più grande, che è la morte e la risurrezione di Gesù. Eterno Padre, attraverso di questo soprattutto ci salva, attraverso di questo ci manifesta il suo immenso amore, mandando il suo Figlio in questa storia misteriosa e drammatica che lo vede crocifisso, profondamente sofferente a causa del male del mondo, e muore e poi risorge da morte. Non c'è un miracolo più grande di questo, anche perché da questa risurrezione provengono tutti i grandi prodigi, gli altri miracoli della storia. E attraverso la risurrezione di Gesù avviene anche il prodigio dell'Eucaristia. Gesù perché nell'Eucaristia si rende presente? Che cosa fa sì che la parola che si predica raggiunga i nostri cuori e ci faccia non solo pentire del peccato ma risorgere? Da cosa dipende che il pane e il vino consacrati con le semplici parole di un povero uomo diventino il corpo e il sangue del Signore? Dipende dal fatto che Gesù è veramente risorto e manda la potenza del suo Spirito. Quindi il nostro cammino in risposta al Vangelo è accogliere sempre più Gesù nella nostra vita, la sua morte e la sua risurrezione. Questo è il grande segno che Gesù, che il Padre ci dà, ed è quello più necessario. Io sono stata a Medjugorje e quando sono tornato, io di solito non ho visto tanti dei segni di cui si parla, però una volta tornando, mentre eravamo sulla statale 106 lì della Lucania, e girandomi ho visto come un'immagine formata dalle nubi che rappresentava veramente un volto femminile, come se la Madonna ci accompagnasse. Tanti hanno visto questo segno, però questi segni così sono molto secondari. Qualche volta il Signore ce li dà, dobbiamo accoglierli, ma il segno necessario, importante di tutti, è Gesù risorto, che agisce nei nostri cuori e nella storia del mondo. Perciò diciamo: Padre Santo, ti ringrazio per la risurrezione del tuo Figlio. Confermami in questa fede e fa che possa accoglierlo per purificare il mio cuore e avere la gioia di essere tuo Figlio.